Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Come avete trovato dal titolo, oggi ci sarà l'intero allenamento di gambe nella palestra più grande di tutta la Spagna. Guardate poi tra l'altro come si paga, direttamente così l'ingresso, così almeno nessuno viene a rompere le palle. Tra l'altro qui l'ingresso costa all'incirca un 20-25 euro per l'intera giornata. Proprio come la Binus, ragazzi, qui all'interno avete il ristorante dove potete andare a mangiare, la palestra in sé ovviamente. La parte appunto dove puoi fare le unghie e su puoi addirittura tagliare i capelli, cioè assurdo. Ovviamente la parte sempre lato integrazione, sempre presente. Oltre anche a tutto il resto c'è anche un campo enorme da padel, perché ovviamente il nome della palestra non è a caso. Ci siamo appena seduti qui nel baretto con una vista allucinante. C'è anche la palestra di là. Che cosa vai a prendere, Cappuccino di mandorla. amore? Classico ormai il tuo. Io andrò a prendermi molto probabilmente un pre-workout, dato che qui fanno soltanto cappuccini, le bowl, cibo in generale, e i pre-workout in realtà li fanno di là, nella parte insomma degli integratori. Aspetterò Fra che si beve il suo cappuccino di mandorla e poi andrò a spararmi uno di quei pre-workout che deve veramente darmi una svegliata, perché in questo leg day ne ho davvero davvero tanto bisogno. Un'altra roba figa è che hai la possibilità di pagare direttamente dal Tavolo qua. Che tavolo. stile! Ho già Cioè, ordinato e pagato. quanto hai pagato? 3,15 euro. Dai, direi. Ho anche dato la mancia, cioè. Quanto hai dato di mancia? 15 centesimi. Sei proprio italiana, fammi dire. Sei proprio italiana. Cosa vai allenare oggi tu? Sai già che tipo di esercizi fare? Ah, oggi mi divertirò un po', però vabbè, la base rimane abductor, hip thrust e stacchi. Gli altri due li deciderò al momento in base ai macchinari e l'ultimo sarà un Interessante. richiamo di upper per pompare un po' di sangue su. Io invece, dato che non so ancora che tipi di macchinari ci sono, andrò a fare sicuramente gambe. Cioè, questo è poco ma sicuro, dato che nelle altre palestre non era presente la squat, non era presente, figurati, il pendulum o altri tipi di macchinari. Qui in realtà c'è veramente qualsiasi cosa. Quindi andrò a fare un workout come nella mia scheda, però se ci sono macchinari ancora più fighi, diciamo, perché comunque è molto simile alla Binus a livello di macchinari. L'unico problema è che qui c'è un macchinario, alla Binus in realtà ce n'è 20, quindi per quello la palestra è veramente gigante lì. Guardate come è attrezzata Francesca, cioè Soltanto si è di dietro. portato il suo pancake. Ah, l'hai portato tu? Certo. Ah, hai capito. Ragazzi, non vedo l'ora che finisca per andarmi a sparare quel pre-workout. Siamo pronti per testare un nuovo pre-workout. Vediamo che cosa offre la casa. Sono indeciso su quale prendere in realtà. Niente, alla fine, ragazzi, mi sa che vado sulla C4. Sono un attimo indeciso sui gusti. Cosmic Rainbow, che non ho mai provato. Se no c'è quella all'arancia che potrebbe Io direi di ispirarmi. arancia. Se no c'è Cosmic Rainbow, che non so cosa sia. Sarà tipo Cosa sarà? mirtillo, colore Dai, dell'acqua. andate per quella. Spero mi dia la giusta botta d'energia. Explosive, vediamo. Vediamo cosa esce fuori. Che abbia inizio il nostro allenamento di gambe. Iniziamo dal primo esercizio, dalla leg extension. Spero si senta perché in realtà stanno facendo dei lavori, ovviamente quando sto facendo il video. Andremo a riscaldare piano piano le gambe, quindi andiamo a fare queste due serie di avvicinamento. Questa macchina è veramente straleggera, ragazzi. Dovrei caricare tutto il pacco peso. But I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started and we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. 3 secondi di negativa, 2, 3, 1 secondo di isometria e si riparte. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e riparti su. 5. Ragazzi, se vi piacciono questi video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ok, la serie finirà quando veramente non riuscite più a concludere una. Secondo esercizio, abbiamo una leg press.
ora dovrò mettermi in realtà a cercarla perché ce n'è davvero tantissime. Cercherò di trovare la migliore e vedere che cosa potrebbe uscire fuori. Ho appena trovato questa, sembra essere abbastanza buona. Ora andrò a fare i primi 2-3 warm up, stessa identica cosa della leg extension. Ok, non è male. Bomba, bella, mi piace. Unica cosa però, andiamoci a togliere le scarpe perché io tratto le mie scarpe come gioiellini, ragazzi. Infatti queste scarpe ce le ho da più di un anno e mezzo e sembrano veramente nuove. In realtà non le uso neanche in palestra, cioè le uso per entrare in palestra, però quando poi vado a fare gambe mi alleno completamente scalzo. Infatti ora, prendetemi anche per malato, andrò a cambiare le calze, dato che queste calze le vado ad utilizzare con queste scarpe. E per non andare a prendere altri tipi di calze, comunque rovinare anche queste calze, andrò a utilizzare le classiche calze della Nike, che devo dire che a livello proprio di impatto con al leg press mi trovo veramente benissimo. Vediamo quanti chili escono fuori, perché nell'altra, quella della Basic Fit, l'ho arrivato a fare intorno ai 400 chili totali, però quella è veramente una pressa di questa in realtà è già una pressa che sento molto bene, quindi vediamo che cosa riesco a tirar fuori. Ecco, altri 25 kg. 6-8 ripetizioni. Bella, bella pressa, pesante perché è pesante, però tante roba. Questa è la situazione. Iniziamo con la prima serie, praticamente un 8-10 colpi con una eccentrica di 3 secondi, 2-3 secondi, vediamo, 1, 2. Facciamo ancora una. Sì. Super set. Anzi sì, pensate, stripping. Non mi funziona più il cervello. Mi raccomando qui l'esecuzione, ragazzi. Non è importante il carico. Lente. Adesso andiamo a fare una serie speciale che sono sicuro che voi che guarderete questo video vi divertirete a guardare me morire, ma allo stesso modo sono sicuro che se provate questa tipologia di set o sboccherete o fallirete, perché ho 5 minuti di cluster set, quindi ho 5 minuti di squat, cioè di hack squat, o comunque squat anche il multipower va benissimo, con una piccola differenza: dobbiamo trovare un carico che ti consente di arrivare tra le 12 e le 15 ripetizioni a cedimento. Saranno con quel carico 6 ripetizioni, 10 secondi di recupero, 6 ripetizioni, 10 secondi di recupero, 6 ripetizioni, così via, fino ad arrivare a 5 minuti totali. Partiamo e vediamo. Ok, bello questo hack squat. Ti consente di arrivare in profondità, sento molto bene quadricipite, femorale, glutei, sento proprio tutta la gamba, quindi ottimo. Schiena a zero, avanti così. Attiviamo il timer, abbiamo 5 minuti, 6 ripetizioni a cedimento, 10 secondi di recupero e si riparte. Ok, 10 secondi, ok, altri 10 secondi, 2, 1. Ok, altri 10 secondi. Ah.
Oh. Ancora. Gli ultimi 10 secondi, dai. Andiamo più su. Vuol dire che forse non va. Era un infarto, ve lo giuro. Questa è la situazione. Hack squat è andato. Adesso mi riposo un attimo qui perché sotto consiglio di Fra, perché come al solito volevo alzarmi subito, ma l'ultima volta che l'ho fatto ho vomitato in un cestino. Quindi è meglio che stia giù almeno per qualche secondo. Dato che gambe, ragazzi, non è ancora finita qui, andrò a fare un CC squat, due serie da massime ripetizioni. 3 secondi di negativa, 1 di stretch e si riparte. Quadricipiti demoliti. Sia l'adductor che l'abductor sono occupate. Andrò a fare prima una leg curl da sdraiato per poi passare direttamente a fare sia l'adductor che l'abductor appena si vanno a liberare. 3 set da 12/15 colpi. Andrò a fare un'eccentrica lenta con una isometria tra 1/2 secondi. Cercherò di pompare il più possibile i femorali. Non ho mai provato questo leg curl, ma devo dire che non è male. Il carico è molto leggero, non è pesante come quella della Basic Fit, però la sento molto bene. Cioè, sento che proprio quando vado a contrarre in concentrica, sento proprio squizzare il femorale, quindi ottimo. Anche qui, stessa identica cosa degli altri esercizi, andremo a fare delle serie sempre di avvicinamento prima di partire con il carico allenante. Dato che sia gli adduttori che gli abduttori sono ancora occupati, a noi non ce ne frega nulla e continueremo ancora a fare gambe. Passerò al prossimo set con degli stacchi a gambe semitese con il bilanciere. Anche qui mi manterrò tra le 10 e le 12 ripetizioni più o meno. Ma anche se ne escono 8 va bene comunque, l'importante è che arrivi a cedimento totale. Passiamo ora al prossimo esercizio per le nostre gambe. Adductor e abductor in superset. Finalmente si è liberata perché le ragazze, come al solito, fanno sempre questa macchina. E quindi era occupata. Dato che faccio tanta mobilità, vediamo se riesco a strecciare un po' di più oggi. Abbiamo 12-15 ripetizioni. 8, 9, 10, altre 15 ripetizioni così. Ovviamente di qua un po' più leggero. 1, 2, focus sui glutei questa volta. Quindi spingiamoci leggermente più in avanti col busto, tenendo sempre un secondo di isometria. Ok ragazzi, noi ci siamo, allenamento appena terminato. Devastati. Per entrambi, veramente distrutti, però siamo stragazzati allo stesso tempo perché la palestra è spaziale. Ci sono macchinari da paura, ci ricorda veramente tantissimo la Venus di Dubai. Infatti io mi sono andato veramente bene, te? Esatto. Siamo entrambi pezzatissimi, quasi marci. Però devo dire che se potessimo vivere qua sarebbe veramente tutta un'altra storia potersi allenare così. Però ho già in mente, magari, sappiamo dove vogliamo andare. Se mi seguite su Instagram sapete già dove vorrei spostarmi. Facciamo così, adesso andiamo fuori, facciamo un po' di foto e un po' di video e noi ci vediamo direttamente dopo. Tempo zero divento veramente nero, sembra di stare in Gold Gym. Guardate quanto sono sudato, assurda, però ha delle vibes veramente assurde, bello bello.
Tra l'altro ora ci siamo appena messi il costume perché andremo a fare il bagno ghiacciato. In questa palestra c'è addirittura la vasca ghiacciata. Sono pronto, cioè in realtà non sono pronto, però va fatto. Secondo me dopo darà dei grandi grandi benefici. Dai ragazzi, è semplice, stavo solo per morire dentro. Ora andiamo nella vasca con la bella carica. Siamo arrivati alla temperatura di 7 gradi ragazzi. Com'è stato amore? Rilassante e devastante. Come senti i tuoi glutei e le tue gambe in questo momento? Comunque abbiamo finito, sembra che fossimo entrati chissà dove. Alla mamma, alle terme, che ne so, ma siamo mega rilassati ragazzi. Adesso andremo a prendere il nostro post workout direttamente qui. A me è arrivato lo shaker di proteine al gusto vaniglia. Qui invece cosa ordinate? Sto aspettando un decaffeinato con latte di mandorla e il ghiaccio. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, fatemelo sapere, perché ovviamente se vi è piaciuto possono arrivare altri contenuti del genere. E mi resta tanto una cosa da dirvi: iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. At the end of it all, I'll still be there for you.